conversation that I wish La conversazione che desidero fare today oggi is about è circa che cosa è l'esistenza. If we lose Se noi cerchiamo, se noi usiamo l'epistemologia per occuparci dell'esistenza, noi dobbiamo dire solo, per prima cosa, che c'è la possibilità dell'esistenza, che è la stessa base dell'esistenza. Infatti, se l'esistenza non avesse la forza di esistere, non esisterebbe. Noi abbiamo una cosa nella scienza, che è la matematica. E così nella matematica c'è la presenza delle potenze. Le potenze usano i numeri. E quando questo numero è fatto da uno solo, che è il numero 10, noi possiamo dire che il numero 10 ha la possibilità su una potenza basata su questo 10 di esistere come una potenza. Infatti, da una potenza basata sul 10, noi abbiamo tutti i numeri. Il numero 1 è 10 elevato a 0. Il numero 10 è 10 elevato a 1. Il numero 2 è 10 elevato a 2. Questo è il primo modo di esistere. 10 che moltiplica se stesso, ossia 10 al quadrato, è l'inizio per poter avere il numero 2. Se noi mettiamo in azione l'operazione inversa di una potenza basata sul numero 10. Infatti, 10 elevato a 2 è 2, solo 2, se noi usiamo il logaritmo decimale di questa potenza. Infatti, il logaritmo di 10 elevato a 2 determina esattamente il numero 2. Noi passiamo da una potenza basata sul 2 alla semplice dimensione 2, facendo l'osservazione inversa della potenza di 10 elevato a 2. L'osservazione inversa è proprio il logaritmo di 10 elevato a 2. Sapete che nella legge dinamica il terzo principio è chiamato di azione e reazione.
peace is the fundament, e che questo every action è il fondamento di ogni azione. Always è sempre un sistema binario di due opposizioni relative, l'azione e l'azione uguale e contraria chiamata reazione. Possiamo dire che la potenza 10 elevato a 2 è l'azione che corrisponde alla moltiplicazione di 10 per 10 e che il suo risultato è 100 come la potenza di 10 elevato a 2. Ma noi, partendo dall'azione il cui risultato è 100, possiamo in modo relativo, ossia in modo uguale al contrario, avere il numero 2 attraverso l'operazione del logaritmo decimale di 10 elevato a 2. In questo modo, quando c'è come fondamento una potenza, noi possiamo arrivare a percepire in modo relativo il mondo mettendo in atto l'operazione inversa alla potenza basata sul 10, il logaritmo. È il modo in cui noi abbiamo dopo una percezione relativa del potere fondamentale di esistere come 10 elevato, come 10 elevato a 10 elevato a 10, che è uguale, no, 10 per 10 per 10, che è uguale a 10 elevato a 3, e che è il numero 3 attraverso il logaritmo. Ora, nel calcolo matematico in cui calcoliamo così le potenze, in questo sta lo stesso potenziale con il quale possiamo esistere, che noi abbiamo se mettiamo in azione il calcolo basato sul ciclo 10 come il padre di ogni numero. Difatti, se tutti i numeri n vengono dal logaritmo di 10 elevato a n, noi possiamo dire senza alcun dubbio che 10 è il padre di ogni numero, e anche che noi possiamo avere una percezione relativa del fondamento di una potenza che ha il numero 10 come un vero Dio, e che la nostra vita relativa è relativa a questo Dio che nel nostro sistema di calcolo è veramente il numero 10. Noi, se desideriamo controllare la verità di questa affermazione, usando l'idea di Gesù, che Dio ha tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, possiamo in verità avere per risultato che se il Padre è 10,
elevato a 1, il figlio, avendo la stessa potenza 10 come base, è 10 elevato a meno 1, il che è nella direzione inversa della linea creativa, perché se il padre va nella direzione più 1 della potenza 10 elevato più 1, generando il figlio, con ciò il figlio rientra nel padre, perché è 10 elevato a meno 1 e va nella opposizione inversa a meno 1 a più 1, rientrando nella potenza del padre. Nella situazione di avere il padre come 10 e il figlio come 10 elevato a meno 1, noi abbiamo l'esistenza assoluta del numero 1, come lo Spirito Santo. Il numero 1, se desideriamo che abbia la stessa base 10, è 10 elevato a 0. In questo modo il controllo che usa il Vangelo di Gesù per controllare in un modo epistemologico, ossia che usa la scienza della fisica, è confermato, perché come noi possiamo ragionare usando la matematica e avere che 10 è il padre di ogni cosa, di ogni numero, della nostra possibilità, nello stesso modo il fondamento è una verità unica e fondamentale, che 10 elevato a 0 è uguale a 10 elevato a più 1, che moltiplica 10 elevato a meno 1. Tutto ciò esiste in potenza. E può avere questa potenza. Perciò, essendoci questa potenza matematica reale, e questa verità che si poggia sul padre come 10, basandoci insomma su questi numeri, la nostra mente può avere un risultato reale, partendo dalla potenza in se stesso e da un Dio, da un principio. Noi possiamo avere una percezione relativa andando nella direzione inversa a quella che porta al principio, andando nella relazione relativa, che è quella che chiamiamo della realtà. È massimamente importante, perché se noi tutti arriviamo a capire che la nostra percezione relativa del mondo è uguale e contraria alla dinamica che esiste come fondamento assoluto, se noi partiamo da una potenza basata su 10 per ogni cosa, per ogni numero, e noi tagliamo via la base
10, usando il calcolo logaritmo decimale, noi togliamo via il Dio creatore, il Dio padre, e noi basiamo tutta la nostra percezione del mondo solo sulla dimensione dell'indice, dell'esponente, avendo tagliato la base. Qual è il risultato di questa operazione? Il risultato è che se noi abbiamo un monomio che è un unico oggetto che esiste come un numero, noi possiamo avere l'analisi di questa unità attraverso divisioni. Per esempio, partendo da 10 elevato a 10, noi possiamo arrivare a 10 moltiplicato per 10 elevato a 9. Se partiamo da 10 elevato a 10, l'azione è quella di dividere in due parti, 10 e 10 elevato a 9. Ma noi stiamo vedendo questo perché abbiamo l'interazione tra questi due enti divisi, perché 10 moltiplicato 10 elevato a 9 è in verità la potenza di 10 elevato a 1 più 9, che è 10 elevato a 10. La verità è sempre 10 elevato a 10, è una sola. Ma il risultato di questa divisione analitica, se noi abbiamo l'osservazione uguale e contraria che usano solo gli indici, partendo dal prodotto tra due enti divisi come 10 e 10 elevato a 9, usando il logaritmo decimale, noi abbiamo soltanto gli indici di 1 più 9, e il monomio ora è diventato il binomio dato da 1 più 9, perché abbiamo introdotto una addizione, e quando in matematica noi abbiamo introdotto dei segni più o meno, non abbiamo più un monomio ma un polinomio, un binomio, un polinomio. Questo è il modo attraverso il quale noi abbiamo la percezione di un mondo completamente pieno di singole unità, 1, 1, 1, 1, come una somma, un atomo, due atomi, tre atomi, tutto l'universo fatto da singoli atomi. E questo è la percezione come una somma, ma in verità, nella verità del suo generarsi, è una moltiplicazione tra 10 elevato a 1 per 10 elevato a 1 per 10 elevato a 1 per 10 elevato a n. E così questa addizione delle singole parti che noi vediamo nell'universo, in effetti è una unica unità, perché l'azione è basata completamente sulla base 10
che è sempre la base che vale per tutti i numeri, proprio come se fosse un Dio padre. Vedete bene che in questa situazione in cui noi abbiamo che tutte le cose dell'universo sono le dimensioni dell'indice 1 più 1 più 1 di atomi, persone, cose, di ogni cosa, come una somma uno più l'altra, noi abbiamo un comune padre che genera, che esiste come la base 10, che è la base di tutto l'universo, che rivela tutte le parti dell'universo come tutti gli indici numerici. Perché questa somma che appare nell'indice invece è un prodotto tra le singole potenze basate su 10. Singole divisioni di quanto è unitario, moltiplicate tra loro, è sempre una unità unica, ma noi la vediamo diversificata perché tagliamo via la base 10. Quindi quando partiamo dalla possibilità di esistenza come una base 10 di un soggetto che ha proprio la possibilità di percepire in questo modo usando i numeri, noi per semplice risultato abbiamo questa possibilità, che è la possibilità di esistere e può esistere, proprio basata su di noi, che abbiamo questa possibilità. Poiché questa potenza matematica esiste, noi per risultato possiamo esistere se noi esistiamo attraverso questo calcolo, come un calcolo in azione che dà l'idea del mondo. Noi siamo come un computer che ha la possibilità, e abbiamo così la possibilità di esistere secondo la ragione. E esistiamo nello stesso modo come la nostra azione, che è in esatto, esattamente come noi abbiamo l'esempio pratico che vediamo nei computer. E se facciamo attenzione al modo attraverso il quale l'intelligenza artificiale, vediamo che abbiamo una stringa interamente composta tra due valori binari, e in questo modo, usando 1 e 0, simili all'essere e a non essere, noi siamo nella possibilità di avere un sistema binario rappresentativo che ci consente di parlare. Come facciamo usando il punto e la linea per i segnali Morse e esprimere un linguaggio come nei segnali Morse? Nello stesso modo possiamo avere la possibilità di farci una ragione di questo insieme di ordini, di ordini binari, perché abbiamo un software nella nostra mente che trasforma
i comandi binari nella loro sequenza poggiata essenzialmente sull'essere e sul non essere, come su 1 e su 0, per trasformare questi ordini dandogli forma, dando forma ad algoritmi, nello stesso modo con il quale una stringa chiamata DVD ha la possibilità di trasformarsi in un film. Nello stesso modo noi possiamo poggiandoci su questa stessa possibilità della nostra mente, come quella che ha un DVD, e possiamo farci una rappresentazione reale del nostro mondo usando proprio le idee, i concetti, come il nostro software, operazioni formate dalla nostra mente. Che hanno la possibilità di far esistere cose come la luce, i colori, che sono proprio qualità che fanno parte di questo sistema rappresentativo, perché la luce non è una cosa in se stessa, ma solo un concetto luminoso. I colori non sono colori in essi stessi, ma il colore è una interpretazione che ci consente di vedere le differenze tra lunghezze d'onda, tra frequenze della luce. Infatti, all'origine c'è l'onda. L'onda è proprio la rappresentazione binaria di due inversioni, perché se noi abbiamo una linea di equilibrio, come la mancanza di disequilibrio, di movimento, noi possiamo avere un alto dell'onda a condizione che si possa avere il basso dell'onda. Sopra e sotto sono una sola onda, e questa è la rappresentazione binaria dell'essere, la presenza dell'acqua, diciamo, al di sopra della linea di equilibrio. Se abbiamo la presenza, e quindi la presenza come squilibrio, dobbiamo avere la assenza di acqua ad equilibrare quella presenza. Perché c'è un'esistenza in positivo che può esistere solo se è controbilanciata dalla presenza inversa. Ed è la stessa cosa che noi abbiamo: avere uno zero che può dividersi nella differenza tra più 1 e meno 1. Se noi abbiamo questa consistenza binaria, quella dell'onda, noi abbiamo qualcosa proprio come un'onda. E dopo la nostra mente, basandosi sulla lunghezza dell'onda, più o meno, è nella capacità di trasformare queste differenze di onda in percezioni di colore o di luce. Sì, tutto ciò è nel range della nostra possibilità di percepirlo.
In questo modo noi abbiamo il modo di percepire qualcosa che è fondamentale se partiamo dall'onda, e noi dopo, in modo relativo a questa onda fondamentale, noi possiamo avere la rappresentazione della nostra mente. Ma noi vediamo che in un'onda c'è l'alto e il basso, l'alto e il basso, l'alto e il basso. Non abbiamo mai due alti consecutivi. Ma noi, nella nostra essenza di soggetto vivente, vedente, di vedere poi l'oggetto che percepiamo, noi abbiamo in noi stessi questa differenza di 1-1-1 consecutivi. Si possono, esistono come due alti consecutivi, ma li possiamo vedere se noi siamo ben ordinati come 1-0-1-0-1-0. Noi dobbiamo capire perché questo accade. Noi possiamo osservare la differenza nella situazione oggettiva se noi partiamo da una nostra mente che sia in modo operativo, che abbia la possibilità di essere una onda ben ordinata. Se noi abbiamo una ordinatissima onda che avanza come soggetto, attraverso questo ordine personale noi possiamo osservare anche un'apparente mancanza di ordine in questa sorta di DVD, in cui abbiamo anche valori uguali uno dopo l'altro e non il perfetto ordine di 1-0-1-0-1-0. Solo se noi abbiamo la possibilità di avere questo nostro ordine dell'onda mentale come 1-0-1-0-1-0, noi usando questo ordine possiamo osservare l'apparente mancanza di ordine nella natura, in questi file di ordini che sono ordini oggettivi. Perché c'è all'origine, oltre di noi, proprio questa serie di ordini che non sono ordinati. E questa è proprio la conseguenza del nostro modo di percepire un singolo file di ordini che esiste, come abbiamo visto, in modo unitario sulla potenza 10 elevato a n. Se abbiamo questo fondamento, che noi però possiamo osservare in modo analitico attraverso il nostro essere ordinato che usa le onde, che usa le vibrazioni, noi partendo da questo nostro ordine unitario in cui tutto esiste come unitario, ma è ridotto in una serie che contiene tutte le sequenze possibili in verticale, noi siamo
nella possibilità di esaminare una di queste colonne intermedie che sono assolutamente disordinate, e nel sistema assoluto che rappresenta, usando il binario, il sistema binario, ogni cosa possibile combinata tra l'essere e il non essere, e possiamo arrivare da questo insieme a una serie di tutte le possibili divisioni del sistema integrale. Se c'è la possibilità di esistere, noi abbiamo qualcosa simile a quello del Dio onnipotente, di un Dio onnipotente. Noi possiamo mettere in azione l'esistenza di ogni cosa, di ogni cosa trasformata in singole file di ordini verticali, come singoli comandi di un sistema binario di rappresentazione. Agendo in questo modo, noi abbiamo la possibilità di avere ogni tipo di esistenza possibile. Se noi ne guardiamo una sola di queste sequenze verticali, noi vediamo che non c'è ordine, perché c'è una combinazione apparentemente casuale di tutte queste sequenze disordinate di 1 e di 0. Ma se noi abbiamo una sequenza ordinata che esiste come la nostra mente, noi possiamo leggerla. Se abbiamo questo ordine, possiamo mettere in risalto qualcos'altro che ha mancanza di quest'ordine. E quando ci sono cose che sono uguali tra di loro, sembrano non esistere. Allora c'è qualcosa come la massa, ma solo quando c'è una spinta relativa contro un piano che blocca una massa. Quando c'è questo qualcosa che impedisce un movimento, allora appare una massa. Ma se anche l'oggetto contro cui ci dovesse essere questa spinta si muove anche lui, allora sembra che la massa non ci sia più. Pertanto noi, il vuoto che noi vediamo nell'esistenza, apparentemente senza materia, è una conseguenza proprio del fatto che tutto avanza nel tempo allo stesso modo e non appare la presenza di nessuna massa relativa. Infatti noi percepiamo solo ciò che ha un movimento relativo. L'azione è solo quella esercitata realmente da una massa. E quindi la nostra rappresentazione del mondo è poggiata proprio sull'esistenza di quello che ha una massa relativa. E questa spinta possiamo vederla come ciò che esiste in un file tipo 111, perché impatta contro l'ordine della nostra mente, mentre la nostra mente è 1-0, l'oggetto è 1-1 e noi lo possiamo vedere. In questo modo noi possiamo osservare la differenza.
By this reason, è per questo motivo che noi abbiamo l'osservazione facile. Perché if I have a representation, perché se io rappresento questo quadro, questo che contiene tutto e i vari punti del nostro piano rappresentativo, io dovrei fare un calcolo di ogni punto, ma se noi percepiamo solo la differenza tra una sezione e quella successiva, e per esempio nelle due sezioni ci sono solo poche differenze, appare solo quello che è presente come movimento. E allora, solo quando c'è questa apparente presenza di movimento, nel vuoto noi vediamo che compare improvvisamente un nuovo atomo, qualcosa che ha una massa. E se non appare, avendo una massa, allora non è percepito, è percepito come vuoto. Per cui tutto il nostro universo che appare come una combinazione tra il pieno e il vuoto non è proprio così, perché anche il vuoto è pieno, diciamo, di una intera quantità, ma non appare per la mancanza di movimenti relativi. Che non appaiono come masse realmente in azione. In questo modo noi abbiamo la percezione di ogni cosa basata, ripeto, sul nostro sistema rappresentativo, che è logaritmico decimale, perché il padre di ogni cosa che appare quantitativamente è il numero 10, come la base, che ha la stessa base di esistere e di creare divisioni che però sono interattive tra loro, dividendo e moltiplicando le cose divise. Sono tutte legate in unità, ma si presentano negli indici come una serie di fotogrammi successivi, unitari. In questo modo noi abbiamo la possibilità, dataci dal ciclo 10, di avere questo ciclo 10 proprio come il padre ciclico della rappresentazione del tempo presente. Perché noi nel nostro tempo presente possiamo partire da questa presenza del ciclo 10, e perciò se noi l'abbiamo nelle tre dimensioni dello spazio x, y e z, noi abbiamo che tutta la massa presente in questo sistema rappresentativo è 10 per 10 per 10, ossia 10 al cubo. È 1000. E tutto ciò che è più grande di 10 al cubo appare come un tempo nuovo aggiunto.
perché quello che c'era nella situazione precedente poteva arrivare fino a 10 al cubo. Quindi noi dividiamo tutto in singoli tempi, ognuno dei quali è 10 al cubo come masse. E quindi quando tutto è messo in relazione con questa unità, that is the unit of the system that is based on the 10 raised to 1. But one, when the time is in the tenth, we have 10 tenths. L'unità poi è data da 10 moltiplicato per il decimo. E così, per prima cosa, abbiamo la possibilità di avere l'immagine del nostro universo. Perché se partiamo dall'assolutezza del 10 e lo percepiamo in un modo unitario che sta usando la sua dimensione inversa, che è il decimo, noi abbiamo che un decimo esiste in 10 decimi e 9 decimi sono il movimento di un decimo. In questo modo 9 è il movimento unitario nella sua rappresentazione ed è la rappresentazione in movimento di un 10 che si è diviso in tutti i suoi 10 decimi, di cui un decimo sia presente come la massa singolarmente presente, mentre 9 volte di questa presenza è data dall'energia di 9 modi di mettere in azione la presenza di un decimo in 9 tempi decimi. La massa 1, in sostanza, è un decimo del ciclo 10 che è unitario. E la presenza è solo il decimo. Attraverso 9 masse di accelerazioni successive, che si accelerano sempre di più, finché un decimo diventa 10. 10 è la massima accelerazione, quindi la velocità assoluta, del decimo. Perché la massima accelerazione di un decimo è proprio il suo inverso. È messo in azione quando un decimo diventa 10, che è l'unitaria quantità. C'è l'accelerazione di 1 che diventa 1 più 1, poi 1 più 1 più 1, 1 più 1 più 1. Perché l'unità è proprio la divisione di 10 in 10 decimi. E il tempo è un decimo. Noi, per percepire l'unità di tutto questo insieme, che è come 10 decimi, dobbiamo avere 9 avanzamenti del decimo. Per avere i 10 decimi, uno deve esistere e 9 volte deve avanzare. E questa è una rappresentazione proprio analitica data dai 10 decimi, perché è presente un decimo e l'unità è presente solo dopo 9 decimi aggiunti.
Pertanto la nostra rappresentazione unitaria del ciclo assoluto 10 usa il figlio di questo padre, che è la sua quantità inversa del decimo, perché il figlio, un decimo, è l'inverso della consistenza del padre, che è 10 a 1. Per cui se abbiamo la rappresentazione di tutto attraverso queste potenze, noi abbiamo la rappresentazione proprio divina attraverso una potenza a tre livelli, come 10 elevato a 10 elevato a 10. 10 elevato a 10 elevato a 10 è uguale a 10 elevato a 100, perché la potenza di una potenza è il prodotto dei due numeri. La potenza moltiplicata una potenza è la somma negli indici. La potenza di una potenza è negli indici il prodotto. Per cui 10 elevato a 10 elevato a 10 è 10 elevato al prodotto tra 10 per 10. Perciò è 10 elevato a 100. E questo 100 come indice è proprio simile a un Dio paragonabile al 100%. Perché noi abbiamo questa quantità come la sezione di 10 moltiplicato per 10 del nostro andare in avanti nel tempo. La sezione unitaria è 10 per 10 nel suo valore massimo. E è proprio data dalla trinità di 10 elevato a 10 elevato a 10. Se c'è un altro tempo di flusso, abbiamo 10 elevato a 4. Noi percepiamo ogni cosa in questo modo. Il nostro universo infinito è messo in azione rappresentativa partendo dal 10 in linea, che è diviso solo nei 9 movimenti dell'unità. Io l'ho detto che percepiamo ogni cosa attraverso il movimento, e solo il movimento del decimo nella sezione è dato da 9 decimi. Se noi dunque dividiamo l'indice 10 assoluto in 9 unità, abbiamo che 10 diviso per 9 diventa 1,11111 infinito per sempre, è un valore assoluto. L'ho detto che noi percepiamo la presenza del tempo usando sempre la quantità decima. E in 1,1111 noi abbiamo sempre l'accelerazione decima. L'infinita accelerazione decimale della massa. Perché la massa unitaria è il decimo e accelera sempre di un decimo ogni volta. E questa operazione mentale porta alla infinita presenza di un infinito universo. Quando, dopo la fisica, due secoli or sono, ebbe l'idea di mettere in azione, di adottare unità di misura che esistessero nel ciclo 10,
cycle, e che quindi fossero di 10 decimi, noi in quel momento abbiamo messo in azione anche nel nostro metodo rappresentativo matematico di rappresentare le masse, nello stesso sistema che la nostra mente usa per rappresentarlo. E in questo modo noi diventammo veramente capaci di avere un modo veramente valido per rappresentare il mondo. Perché avendo una matematica cerebrale che usa il sistema 10, anche la fisica è rappresentata attraverso quel sistema. Ebbene, quando noi abbiamo, attraverso la divisione di 10 per 9, l'infinita presenza del decimo, noi abbiamo il modo di trasformare l'universo in infinito, nel tempo e nello spazio. E tutto questo risulta dal valore assoluto del 10 e dalla sua percezione unitaria, inversa nel decimo. Of something that appears to be infinite in the attraverso and in the time. L'infinito universo, noi abbiamo la possibilità di rappresentare l'infinito. In this way, in the doctor. Noi non dobbiamo dubitare in questa condizione e dire: ma com'è possibile che il nostro universo sia infinito? In verità, l'infinita esistenza del nostro universo è solo qualcosa che appare impossibile. È mai possibile che l'universo sia infinito? Ma è reale nel suo essere infinito? E può, se noi lo rappresentiamo attraverso momenti di divisione dell'operazione data da 10 diviso 9, e se il futuro è l'infinita azione progressiva di questa divisione, e nello stesso sistema rappresentativo invece il passato, che cominci sempre dalla divisione, è quanto la annulla, ossia quanto la moltiplica per 9. Is in action to divide it by 9. And so 1.11 in tal modo 1,111 moltiplicato per 9 diventa 9,999. È sempre un valore che apparirà come un passato relativo che si avvicina sempre più al 10 assoluto, ma non lo raggiunge mai. Quindi è un infinito passato anche in quella direzione che annulla la divisione. E tutto ciò è messo in azione sia come futuro sia come passato solo attraverso la nostra operazione cerebrale di dividere 10 per 9 e poi moltiplicarlo per 9. In questo modo i rapporti della matematica ci mettono in condizione di farlo. Se noi mettiamo in azione il nono, noi abbiamo il modo di contare
con il regolo calcolatore, la matematica, fare i controlli matematici. Il nonio, il regolo calcolatore, era usato una volta per fare i calcoli, perché li mettiamo in rapporto uno con l'altro due scale che sono diverse per un nono, e in tal modo noi siamo messi in condizione di fare veramente dei calcoli. E c'è anche la prova del 9. Questo è il criterio per ottenere tutti i rapporti di scala. E noi usavamo i regoli calcolatori prima di usare i computer. Beh, adesso io mi fermo qui, in questa prima parte, perché è generale, è fondamentale, perché se andassi avanti non mi fermerei più. Ma in questo primo momento in cui ho posto la questione della possibilità dell'esistenza, ripeto, questa possibilità esiste per l'esistenza nella matematica delle potenze, che sono esattamente basata sul numero 10, e attraverso il logaritmo poi delle potenze noi abbiamo la percezione del mondo relativo, un mondo che poi è rappresentato sulle dimensioni unitarie degli indici. Facendo fuori questa base 10 che è tagliata via da noi nello stesso modo in cui noi tagliamo via poi Dio dal nostro mondo che è creato da Lui. Noi vediamo il mondo attraverso gli indici, e vedendolo attraverso gli indici che non tengono conto più della base, perché è sempre la stessa, noi praticamente eliminiamo Dio allo stesso modo con cui eliminiamo le potenze usando le questioni inverse dei logaritmi decimali. È la prova di esistenza che disse Cartesio: io cogito ergo sum, penso, quindi esisto. Dal momento che io sono l'essenza relativa di uno che calcola, la mia esistenza assoluta non può togliere il fondamento del nostro stesso esistere. Non possiamo. Noi non possiamo tirar via il fondamento di noi stessi, quel 10 che è la base del nostro stesso percepire. Perché il nostro io che usa la matematica come una continua onda 1 0 1 0 1 0 è un 10 10 10 10 10. Quando esiste questo soggetto capace di vedere, e allora è messo anche in condizione di vedere e di esistere, tanto da presentarsi come un soggetto vivente all'interno di tutto l'insieme.